Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti i Vobis. Dunque, partita di Coppa Campioni e relative pagellazze di Juventus Maccabi Haifa. La Juventus vince 3-1, una partita che avrebbe dovuto vincere con un po' di semplicità in più. Invece anche in questa occasione viene fuori il fatto che questa squadra, quando si rilassa e stacca la spina, puntualmente va in difficoltà. Il Maccabi non è una squadra all'altezza della Juventus, ma per dei tratti abbastanza importanti diciamo che lo è stato, o perlomeno ci è andata vicina. Ora, Allegri presenta una formazione con Danilo centrale, continua a non capire il perché non possa giocare Gatti, evidentemente i suoi pupilli come sempre Fantomas non tende a sminuirli, e quindi Gatti si fa un'altra lunghissima panchina e poi gioca anche De Sciglio. Gioca De Sciglio che rilega in panchina Alexandro, e mi sono ancora qui a chiedermi il motivo del perché non ci sia invece Cambiaso, che è stato ceduto gentilmente. Perlomeno si sarebbe potuto vedere qualche cosa, oppure anche il partente in prestito Pellegrini. Detto questo, poi parleremo ovviamente alla fine di Fantomas. Adesso andiamo un po' a snocciolare quel che è stata la partita. È stata una partita che non doveva rappresentare un grande problema per la Juventus. Così è stato per diversi tratti della partita, con alcuni giocatori sugli scudi, ma ancora qualche giocatore a mio parere fuori fase, non ancora completamente entrato nell'ottica di che cosa vuol dire giocare alla Juventus. E ci sono dei giocatori palesemente a fine carriera juventina, sto parlando uno su tutti, Cuadrado, che per me quest'anno non andava nemmeno rinnovato, ma io, come dico sempre, a Joan gli voglio bene, per cui va bene, gliel'hanno fatto, ma Cuadrado è palesemente a fine carriera per quello che riguarda la Juventus. Detto ciò, la partita scivola via in un modo abbastanza tranquillo, ma quando la Juventus va sul 2-0 stacca la spina e il Maccabi sale un po' in cattedra. Fa il gol del 2-1 su una serie di errori tra centrocampo e difesa e portiere incredibili e mette a rischio quello che poteva essere la qualificazione definitiva, perché la Juventus per qualificarsi dovrà lavorare moltissimo, ma soprattutto dovrà anche essere fortunata che gli altri davanti si fermino. Non so se sarà sufficiente tutto questo, ma ormai in questa condizione ci siamo e in questa condizione dobbiamo restare. La partita, ripeto, non era un ostacolo improbo, la Juventus la porta a casa con un 3-1 meritato, e adesso pensiamo a sabato, perché sabato c'è questo Milan-Juventus che sarà sicuramente tutto da gustare. Detto ciò, veniamo alle pagellazze di rito che, come sempre, te, ciao, mi sono scritto. Szczęsny, 4. Io sono sempre dell'idea che in porta vorrei Perin. Per carità, Szczęsny è un buon portiere, nessuno lo discute, ma per me non merita i soldi che prende, perché per me ne prende troppi, ma qui siamo ai soliti problemi di sempre, e preferisco Perin, e avrei voluto vedere Mattia Perin in porta. Gli do 4 perché sul gol ha fatto un errore incredibile sul gol del Maccabi, che un portiere che lavora per la Juventus non si può permettere di fare. Per il resto fa una buona parata, ma non l'ho visto sicuro per niente poi. Quindi sicuramente dal quando è rientrato dopo l'infortunio un altro passo indietro, a mio parere. Quindi stasera il zatterone e via andare. Andiamo avanti con Cuadrado, appunto, al quale Cuadrado do 5,5.
Una partita anche stasera che non mi è piaciuta, non ha fatto nulla tranne un assist da qui e lì a Vlahovic, che il portiere del Maccabi è riuscito a salvare il risultato, altrimenti avremmo esultato prima, però ciò non toglie che Cuadrado, mi dispiace, ma non c'è più. È un giocatore palesemente da cambiare, da sostituire il prima possibile. Sarà l'ultimo anno di Cuadrado alla Juventus e credo che sia giusto così, perché il suo tempo bianconero è palesemente finito. Stasera veramente ne combina poche, giustamente sostituito. Non è stato per niente il Cuadrado dei tempi d'oro, assolutamente. Bremer 5, continua a non piacermi questo giocatore, mi dispiace, un giocatore che per me è stato pagato un'enormità per il valore che sta dimostrando adesso. Non lo voglio ancora etichettare perché voglio aspettare almeno gennaio-febbraio per dargli un giudizio definitivo. Gli do tutto il tempo di entrare nell'ottica Juve, gli do tutto il tempo che merita sicuramente per poter dimostrare veramente chi è Bremer. Però io il Bremer fino adesso visto, mi dispiace, ma io preferisco ancora De Ligt, ma alla grande poi. 5. Il gol ovviamente è anche colpa sua, perché si è fatto uccellare in un modo incredibile, che le basi, se voi andate a rivedere le azioni, il giocatore gli passa dietro e lui si fa sorpassare senza neanche dire beo. Queste sono le basi del calcio per un difensore, le basi del calcio. Quindi personalmente per me questo giocatore deve lavorare, e deve lavorare molto molto. Gol del genere subiti da De Ligt non ne ho mai visti, però questa è un'opinione mia personale. Io mi sarei tenuto De Ligt tutta la vita, io spero che mi faccia ricredere col tempo, ma questo è il secondo giocatore stasera, il zatterone con l'ancora che stia sott'acqua. E Danilo 6, partita da onesto mestierante, il Maccabi fa soffrire però anche lui, che finisce un pochino nella barca bianconera. Ne esce di mestiere, però anche lui niente di particolare da segnalare. 6. De Sciglio 5,5, come sopra, la differenza sta nel fatto che forse Danilo ha ancora più personalità di quello di De Sciglio, e De Sciglio non ha veramente inciso per nulla o quasi per nulla. Quindi 5,5. McKenny tra 4,5 e 5, sicuramente una brutta prestazione, praticamente non fa nulla o quasi nulla, né in difesa né in centrocampo né in attacco. Altro giocatore che, per quanto bene gli si voglia, catapulta e partire, da sostituire. Gli si vuol bene, ma i limiti di questo giocatore sono abbastanza evidenti. Paredes 4,5, non mi è piaciuto per niente proprio, ma per niente proprio. In certi frangenti della partita ho visto il peggior Pjanic, giocatore che non verticalizza mai, giocatore che fa il compitino, giocatore che mi sono chiesto infatti il motivo perché un giocatore relativamente giovane come Paredes il PSG lo abbia mandato via senza farsi dei grandi problemi. Credo stasera di aver avuto una piccola parte di una risposta. E quindi anche lui stasera zatterone senza problemi. E Rabiot, Weyla, 8. Ah, stasera non glielo toglie nessuno. Mi dispiace, ma stasera la capra ha fatto una partita sontuosa, e quando uno la fa sontuosa bisogna dirli. 2 gol di pregevolissima fattura, chiaramente coadiuvato dal giocatore che viene dopo, però sicuramente una partita sugli scudi. Bravissimo in difesa a coprire, bravissimo a centrocampo anche in alcune occasioni a far ripartire le azioni, e soprattutto 2 gol. Quindi io credo che una partita come questa Rabiot la sognasse da tempo, quindi 8 assolutamente meritato. Di Maria 8, un giocatore che si accende a intermittenza, primo tempo poca roba tranne l'assist per Vlahovic, nel secondo tempo sale un pochino più in cattedra, però secondo me ha ancora il difetto forse di pensare troppo al mondiale e a non infortunarsi. Però ripeto,
quando fa questo tipo di giocate, questo tipo di assist, chapeau e null'altro. Vlahovic 6 e mezzo, fa due gol, uno gli viene annullato, e per un centimetro, che per me è vergognoso annullare gol del genere, come ho sempre detto, ma tant'è così. Per il resto lotta, si dimena, però ne sbaglia altri due. Si mangia due gol, a mio parere, grandi come le case. Grandi come le case, a mio parere. Però è un giocatore che, ripeto, ha bisogno ancora di tempo, ha bisogno di imparare cosa vuol dire ad essere, a giocare in una grande squadra. Però, ragazzi, le stimmate, secondo me, del campione le ha. Bisogna metterlo nelle condizioni di rendere di più di quel che sta rendendo. Sicuramente Di Maria lo aiuta in questo, quindi 6 e mezzo. Kostic 5, non mi è piaciuto, non è riuscito ad incidere, è stato sempre un po' troppo ai margini secondo me della partita, quando invece lui diventa devastante, quando riesce a crossare palloni su palloni. Però anche qui mi ripeto ancora una volta, avremmo bisogno di un allenatore che sapesse creare qualche cosa, cosa che invece non è per lui, e di questo la squadra ne risente, perché quel che fa questa squadra non lo fa per ordini del suo allenatore, ma lo fa per ordini dei giocatori stessi, come del resto ho sempre detto. Kostic 5, Alexandro 6, partecipa, non fa dei grandi sbagli, è un operaio e tale ha fatto, né di più né di meno. Si è fatto trovare, ha chiuso quello che doveva chiudere, un paio di volte ha provato ripartenze, niente di particolare da segnalare, ripeto, una partita da onesto mestierante e nulla di più. Locatelli 5, entrati in campo, si dimena un po' nel cerchio del centrocampo, ma combina pochissimo nei minuti che gioca. Sarebbe stato quasi da dargli non giudicato, esattamente come do non giudicato a Bonucci, che per me poteva anche non entrare. Ken, cioè, della serie veramente, ma non una capra, un caprone, cioè un giocatore veramente che non ha, ma niente proprio, non c'è niente, non sa stoppare il pallone, non ha un'idea cosa deve fare, non, niente. Sbagliare il gol, quello non lo voglio neanche criticare, perché sbagliare il gol lo sbagliano tutti, quindi può capitare, ma è un giocatore talmente inconsistente che io lo metterei sulla catapulta, non lo lancerei in un'altra nazione, gli farei proprio fare, come posso dire, il giro del mondo per 40-50 volte prima di toccare terra. Veramente è un giocatore per me che non ha niente a che vedere con il gioco del calcio alla Juventus, attenzione, poi magari va in un'altra squadra e diventa un mezzo fenomeno, io ci credo poco, perché per me una capra può diventare un buon giocatore, ma non diventerà mai un campione, ok? Quindi era a Torino, dalla Juventus l'ha mandato via, è andato in Inghilterra, l'ha mandato via, è andato al PSG, l'ha mandato via, viene a Torino, fa ridere e fa panchina, gioca 10 minuti a partita, per me, ma neanche da zatterone, è proprio, ripeto, da lanciare in orbita e farlo girare lì come un satellite per i prossimi 100 anni. Veramente incomprensibile come giocatore. Allegri, gli do 6. Onesta partita della Juventus che, ripeto, si fa uccellare su un errore tra centrocampo e difesa assurdo, con la complicità del portiere, enorme complicità. Per il resto presenta una Juventus abbastanza sul pezzo. Lui dice che la stagione sua e della Juventus è cominciata la partita col Bologna. Io mi auguro che sia vero, perché sinceramente vi dirò, per quel che ho visto in campo stasera, io personalmente credo che la Juventus avrà una gatta da pelare importante già martedì, quando rincontreremo questi per il ritorno. Vedremo. Auguriamoci cose buone, vi auguro la buonanotte e forza Juve fino alla fine.